Poi, Campo dei Campani, 5 minuti e non voglio noiarvi, eh? Poi, Campo dei Campani nasce a Castelnuovo, dicevano, nel 1828. Era figlio di contadini, era l'ultimo di 10 fratelli, una famiglia assolutamente modesta. Infatti, Campo dei Campani, 14enne, lascia la famiglia e il paese per andare a lavorare a Torino, nei caffè storici di Torino, prima il caffè Bass e poi il caffè Cambio. Il cambio di Torino, i Savini di Milano, un ambiente importantissimo. 14 anni, deve fare tutta la gavetta, tutta la strada, eh? Parte da apprendista, diventa poi banconista, si appassiona al lavoro e diventa anche liquorista. Si mette in proprio nel 1855 a Novara, quando apre il suo primo caffè. Si chiamava il caffè dell'amicizia. Quel caffè non avrà fortuna. Per una vicenda entra in lavoro, un'epidemia di colera. E Gatto ai Cantari perde la prima moglie e i primi due figli. Lascia Novara e viene a me.